Ok ragazzi, siamo arrivati al nuovo settore. Questo settore doveva essere una nebulosa inesplorata e ci sono tipo delle anomalie, ragazzi. Non lo sapevo, guardate, non posso vedere tipo l'interno della mia nave, è tutta anomalia. Questo bacarozzo che fa qui? Bacarozzo, sei inutile, bacarozzo. Non lo so, mi hanno dato un bacarozzo a buffo. Guardate che cavolo di posto strano, tutto nebulosissimo. Io voglio andare quello lì. Io voglio andare lì, va bene? Adesso ci vado. Non rompere. Vai, giampiamo, primo salto. Perché questo me lo dà divieto? Boh. Vabbè, io so solo che devo ammazzare questa cosa, quindi attack the ship. Spacco il culo. Non missiles, a posto, non missili. E io sparo sul sistema armamenti. Ma questo qui, antipersone, non mi frega niente perché tanto non mi stanno attaccando. Wow, che liscio, Kiko. Ah, l'hai sentita questa, eh? Army offline? Come la metti adesso? Dai, sentiamo come la metti. Io continuo a sparare sulle armi. Dai, adesso ti scio tutto l'equipaggio sulle armi, lo sai, vero? Perché ti arrivano le slaserate. Ho missato. No. Vabbè, non è un problema ragazzi, i miei scudi reggono benissimo, guardate. Puff. Che mi hai fatto? Che è? Non è nemmeno trapassato il primo strato di scudi, vuoi trapassare il secondo? Ma guarda un po' lui. Sì, bel colpo. Complimenti, oh. Veramente, oh. Ragazzi, sono il boss ormai di questo gioco. C'è la nave più potente dell'universo. Che missa tutto però, che cazzo, che laser di merda. Mi servirebbe un armamento, infatti, ci vorrebbe tipo un mega cannone distruggimondi. Distruttore di mondi ci vorrebbe. Allora sì che diventano le fighe. Ancora va missile, vai, perdiamo altro tempo. Io sto senza missili, stiamo qui a aspettare il Bruce Laser che fa qualcosa. Vai Bruce Laser, aspettiamo te. Vai. Ok, dovremmo tipo esserci. La nave è rimasta una HP, sta per sparare con il laser. Vai laser, fuoco, fuoco. Fuoco? Now? Sì. Nave nemica distrutta, ragazzi. Non ho subito praticamente nessun danno. Fuel 2 per un parte, scrap. Ok, non mi frega niente. Andiamo avanti. Prossimo settore, qui. Ok, si jumpa. Vediamo subito cosa troviamo sul nostro cammino. Attacchi pirati, certo che attacchi pirati, ma a me sembrano tutto rane che pirati questi, mi sembrano proprio. Sembra la stessa nave di prima che era dei ribelli, però vabbè, parliamone. C'è scritto Class Rebel Rigger. Wow, cattivo. Va bene, io come prima continuo a sparare, aspettiamo, tanto spero che abbia il pilota un po' meno esperto di quell'altro, sia un po' più impedito, almeno non schiva i colpi. E aspettiamo che lo spacco. Spacco? Non spacco. Dai! Spara, stupida nave! Niente, sto qua una settimana, ciao cuore. Ok, a forza di fare fuoco sul bersaglio, il bersaglio sembra che si voglia arrendere, dice accetto l'offerta. 7 missili, 2 drone parto, certo che accetto. Va benissimo, 7 missili mi prendo volentieri. Ti ha detto bene che sto senza missili, Kiko, sennò col cazzo te la c'è una. La prossima volta te rovescio come in carsino. Ok, non ci frega niente, andiamo avanti. Ok, sono arrivato a quel settore che dicevo, ragazzi, vediamo cosa cavolo c'è qui. Sono proprio curioso, un pianeta blu fuori dall'anomalia. Sì, accetto, molto volentieri. Jump, andiamo avanti ragazzi. Mamma mia, che fortunato che sono stato. Eccoli i cattivoni che arrivano. Andiamo avanti sulla nebulosa. Prossimo settore. Vediamo cosa incontro. Degli stronzi che non mi lasciano nemmeno parlare. Hanno preso e mi hanno attaccato senza nemmeno chiedermi chi sei, che vuoi. Oh, è l'ora di usare l'antipersonal drone. Not power, spingi un po' i motori. Drone, dove sei? Aiutalo. Aiutalo. Guarda, arriva il drone combattivo, ragazzi. Madonna, che figata questo drone, ragazzi. Sta combattendo. Sta uccidendo i nemici nell'interno della mia nave. GG, guardate quanto è cattivo e potente. Guardate la mia cavalletta che lo aiuto sputando cose strane. GG drone. GG drone. Oh mio, massacrato. Dio ragazzi, che fight. Proprio asfaltato, cancellato, distrutto, arato. Oddio, qui c'è questo storo quanto mi tenta, ragazzi. Io un saltino ce lo farei proprio. Oddio, facciamoci un saltino un po'. Voglio proprio vedere cosa vende. Ragazzi, mamma mia, ho fatto la scelta giusta. Ok, aspetta, parliamone. Bridge bomb. Require power 2, cerchiamo 17. Require missile, no, non mi piace. Damage per shot 3. Damage per shot 0. Questo distrugge le strutture. Ah, require. Ok, ho capito, ok. Ok. Quale prendo ragazzi? Il Breach 2 che fa? Qualcuno va a terrenci su Mordava sul sistema. Attacca di Ronship. What the fuck? E questo? Oh! Beam down per every. Ah vabbè. Ok ragazzi, che prendo? Laser, il Breach o l'Hermes? Certo l'Hermes quanto è bello ragazzi. Certo richiede 3 power. Mamma mia quanto è pesante. Questo richiede 3 power anche questo? Questo 2. Però questo non fa danno alla nave, ragazzi, fa solo danno ai sottosistemi, che alla fine non è che mi freghi una beata cosa, eh. Questo cos'è? Reaper Zoltan. Questo è uno Zoltano, ragazzi, uno di quelli in cui sono stato nel sistema loro.
Wow, loro sono fighi. Sono forti nel power shift. Wow. Ok. Quindi che prendo? Laser o l'Hermes? Laser Hermes lancia missili e laser spara laser. Vabbè, prendo il laser, capito. Compra. Ok. Poi mi serve. Se io togliessi questo, rimane due energie. Se io spengo motore rimane uno. Mi serve da potenziare ship. Il sistema armamenti. Mi manca un botto. Un botto, accetta. Per mettere online il laser devo spingere i missili. Ah, ok, si può fare. Spingo i missili e accendo il laser. Molto bene, molto bene, molto bene. Mi piacque questa cosa. Quindi continuiamo a comprare. Vediamo che posso prendere. Prendo un drone controller che costa 8 missili, missili, missili. E energia, energia, energia. Energia, ok, ci sono. Ok, andiamo avanti ragazzi. Sto per campare nel prossimo settore, che è questo qui, che è molto vicino all'uscita ragazzi, perché devo scappare da questo posto. Sto veramente alle strette. Niente, ho trovato un cavolo come al solito. Andiamo avanti. Questo settore mi piace. Andiamo qui a vedere cosa c'è. Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Oh, nave cattiva. Ok, è il momento ragazzi di usare il mio super laserone. Guardate cosa fa. Taglia le stanze ragazzi. Questo è un taglia stanze. Ok, sta per sparare. Spara, fammi vedere come spari. Bam! Mamma mia ragazzi, arato proprio. L'ho cancellato proprio. GG. Mamma mia, distrutto in un attimo. 30 scrap. Altro repair drone. Altri 20 scrap. Oh, proprio così, loot free. Andiamo avanti. Go. Prossimo settore. Prossimo sistema. Non c'è un cavolo, ovviamente. Ti pareva, immaginavo. Ora, ma come. Ma poi nemmeno ci faccio caso, ormai lo so. Tanto, o c'è il mondo o non c'è niente. Attack the ship. Attack the ship. Triplo armamento. Oddio ragazzi, che cazzo ho incontrato, questi mi fanno il culo. Stanno andando nella zona di trepassare. Devo togliere energia a qualcosa. Devo togliere energia all'infermeria, ai motori e dare energia all'antipersonale. Serve difesa immediata. Cavolo, mi sta attaccando quei giganti di pietra. Quanto sono incazzati quei cosi. E se muove l'hanno ucciso? Ne devo fare un altro. Ok, ne ho fatto un altro. Vai, hai fatto un altro. Combatti. Aiutatelo. No, sta morendo. Via. Fugone. Vai tu. Si vogliono arrendere, mi danno 3 fuel. Drone part e scrap. No, sei morto. Potevi non attaccarmi. Non mi sono capito niente di come stanno qua le cose. Ora sei morta, le mani. Te le metti in tasca. Ok, accendo questo che cura, questo qui. Bravo, fuoco a volontà. Sei morto. Ah. Bene, un po' di scrap, mi sta bene. Sempre meglio che vedervi arrendere e scappare. Ignoranti, come osate. 25 missili, no. Andiamo avanti, vediamo prossima zona. Ah, adesso arrivano i ribelli. Cazzo, può darsi che finiscono il loro sistema. Trade meno un fuel. Missili 4. Porca, 4 missili per un fuel. Questo è un trade, perfetto, ecco. Sto proprio sul bordo ragazzi, oddio, appena 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 i ribelli mi hanno quasi catturato, guardate la mappa. Investigate. Ragazzi, ho comunicato pacificamente con qualcuno o qualcosa, e mi ha dato qualcosa. Wow, un altro aiutante. Ragazzi, ho 6 membri dell'equipaggio più un drone antipersonale, ragazzi. Oh mio Dio, è un esercito, non è una nave da guerra questa, è un incrociatore. Oddio, ecco l'uscita ragazzi, guardate proprio a pelo con l'attacco dei ribelli, guardate, i ribelli stanno qui e io sto qui sull'exit. What the fuck? Vabbè ragazzi, per questo settore è tutto. Ciao a tutti, al prossimo episodio che sarà un mantis scolettro, le mantidi ragazzi, sono questi bacarozzi che io ho nella mia nave. Cavolo, FTL online ragazzi.